Aspettate un attimo, partiamo dall'inizio. Il 21 ottobre ho partecipato alla mia primissima gara come bikini nella federazione WBFF. Per chi mi segue da tempo sa che per anni ho gareggiato come bikini, ma in un'altra federazione, la Pro League, chiamata anche NPC negli Stati Uniti, insomma, la IFBB Pro League. Quest'anno con Dennis Giusto, il mio preparatore, abbiamo fatto un cambiamento. La preparazione è stata abbastanza diversa, o meglio, è stata più leggera. In parte l'abbiamo presa anche un pochino sotto gamba, perché le condizioni delle bikini in WBFF sono molto meno spinte rispetto alla bikini della NPC o IFBB Pro League. Quindi fino a pochi mesi dalla gara, o addirittura settimane dalla gara, addirittura mi sono anche concessa qualche sgarro in più. Mattina della gara sono tutta cessa, perché chiaramente la trasformazione in principessa dei ghiacci avverrà durante la giornata. Devo andare per le 11 a fare trucco e capelli. Per fortuna durante le gare trucco e capelli te li fanno, lo paghi, però te lo fanno, perché altrimenti sarei veramente disperata. Ieri ho fatto il tan, non so se si vede più di tanto. Allora, parentesi tan, io ero abituata con la Pro League a fare il pro tan. Stavolta l'organizzazione era diversa, e anziché il protan o il giantana, delle ragazze, penso di un centro estetico, che ci hanno messo un autoabbronzante più che un tan vero e proprio. Infatti non sono scurissima, però sono sempre più abbronzata. Sono già preparate in qualche modo, però sparse qua e là, le devo mettere solamente tutte insieme, e poi verso le 10:30 si prende e si va a Raw, perché la gara, che sarà appunto la gara WBFF dove parteciperò come bikini, sarà al teatro dirò. Per fare questa gara avrò bisogno del bikini, le scarpe matchate col bikini, abito da sera, scarpe per l'abito da sera, più tutti gli accessori del caso. Allora, adesso vi faccio vedere un pochino. Le scarpe sono un gioiellino fatte da mia cognata. Allora, le scarpe le ho prese su Shein, però tutta la decorazione l'ha fatta Ilenia, mia cognata, per la quale vorrei un applauso. È stata bravissima veramente. Il bikini è qua, non lo spoilerò subito perché poi lo spoilererò indossato. Questi saranno gli orecchini, questo sarà il bracciale che indosserò con il bikini, penso anche con questo anello. Invece con l'abito indosserò questi orecchini e userò uno di questi bracciali che utilizzavo nelle gare per la Pro League. Ho fatto anche il colore ai capelli, li ho schiariti, sempre per dare l'idea di essere una specie di Rapunzel. Quando gareggiavo in Pro League c'era il catering, ti mettevano il lucido. Funzionerà la lacca per essere più lucide sul palco? Lo scopriremo, secondo me no, ma comunque. L'abito che indosserò è questo qui rosso, con altre scarpe, perché chiaramente anche l'abito deve avere delle scarpe matchate, quindi quelle lì che sono un po' azzurre non vanno bene. Queste con il tacco un po' più basso, semplici, ma penso che siano molto adatte per essere elegante con l'abito da sera. Come sta la bikini nel backstage? Semplicemente sdraiate su un tappetino. Questo è il mio tappetino da gara che mi accompagna da anni, dove mi sdraio stando con le gambe sollevate con gli asciugamani. Mi porterò delle gallette perché oggi nell'arco della giornata dovrò ricaricare. Essendo una gara più estetica, non tanto di bodybuilding, anche se questo mi spezza il cuore quando sento dire non è una gara di bodybuilding, tipo è un la chiamano gara più estetica, va bene così, c'è l'abito da sera eccetera eccetera. Non dovrò essere super in pump, non dovrò mostrare una muscolatura eccessiva, quindi la ricarica non sarà granché. Mangerò delle gallette durante il giorno e basta. Bene, ora mi cambio e andiamo verso Raw. Sto smangiucchiando qualche galletta, sto aspettando di diventare un po' più decente e presentabile. Durante questa gara ho avuto l'onore di conoscere Simona Renzetti. Ci conoscevamo già, ma solamente tramite Instagram. In questa gara abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci di persona. Anche lei ha fatto lo stesso cambiamento che ho fatto io, quindi è passata da una federazione come la IFBB Pro League alla WBFF, con una differenza sostanziale però, che io ero ancora amateur. Lei invece era addirittura professionista. Ciao a te, ciao a tutti innanzitutto. Non è stato facile, ti devo dire la verità, perché quando riesci
difficile raggiungere un obiettivo così ambito come tu pensai, come hai detto giustamente, che è quello della Pro Card. Rinunciare non è stato veramente molto facile, quindi diciamo che con la mia coach Cristiana Casoni ci abbiamo pensato un attimino un po'. Praticamente io in questi 4 anni che non ho più gareggiato ero lì che guardavo le nostre bicchini della Pro League e i canoni sono un attimino un po' cambiati, mi sono un attimino aumentati, di conseguenza non mi rispecchiavano più di tanto, perché va bene, ok, la preparazione è una gara che sappiamo benissimo come è fatta, da allenamento, dieta, però il corpo che poi esce fuori te lo devi sentire anche tu, io credo che sia comunque così, e quel canone lì per me era un po' troppo, sta diventando un po' troppo, ed ecco perché comunque. Esatto. E questo è lo stesso identico motivo per cui io stessa ho deciso di cambiare federazione e mettermi in gioco in qualcosa di diverso. Come detto prima, Simona è diventata pro nel 2018, anno in cui i canoni delle bikini erano molto molto diversi. E effettivamente sì, io ti dico la verità, a volte ho ancora le mie foto, no, delle gare, comunque ho sempre vinto, ho sempre fatto dei buoni posizionamenti fino a poi a raggiungere la Pro Card, quindi è normale che mi guardo, però se penso a quella Simona ad oggi su un palco sarebbe zero, cioè quindi... Sì, quello non basterebbe assolutamente. Assolutamente no, Dani, hai perfettamente ragione, non basterebbe, bisogna andare un attimino oltre e nulla togliere, perché comunque ci sono tantissimi sacrifici per riuscire ad ottenere quel fisico. Bisogna semplicemente capire se tu sei disposta e se comunque ti piace. Come ti sei trovata in questa nuova federazione? Qual è stata la tua impressione? La mia prima impressione è stata wow, nel senso che ovviamente non ti nascondo che è un po' diverso da quello cui io e te magari eravamo abituate, quindi è tutto un po' più pagliette e lustrini, mentre noi eravamo un po' più un po' più maschio, sì. C'era un po' più quella cosa del maschio, proprio anche del fatto che nella registrazione diciamo bisogna indossare questo abito da sera, mentre noi invece eravamo abituati a farlo con il tutone, sì, con la tuta del nostro sponsor. Infatti, stupenda. Sembra neanche più quella di prima. Trucco i capelli, sono soddisfatta, fatti veramente bene. Di solito non sono molto fortunata col trucco con i capelli, col trucco soprattutto. E invece questa ragazza è stata veramente brava. Che cos'è questo? Questo è il magico cono per fare la pipì in piedi. Ebbene sì, malgrado tante persone pensino che io già faccio pipì in piedi, la faccio, ma solo se ho questo qua. Quando gareggi e hai il tan e devi andare a fare pipì, come per fare, viene comodissimo per non perdere goccioline, per non colare, insomma per non fare danni al colore sulle gambe. Chiaramente non poteva andare tutto liscio, ovviamente qualcosa doveva succedere, infatti ho terminato le gallette ma dovevo proseguire la mia ricarica, quindi sono dovuta correre al supermercato e sono arrivata tardi al meeting delle 3 del pomeriggio. A parte il fatto che ci vuole coraggio per andare al supermercato così, ma per fortuna siamo quasi vicini ad Halloween. Alla fine ho deciso di prendere delle Pringles, la Coca Zero che mi fa rivivere, io ho una piccola dipendenza da Coca Zero e me ne basta un goccio veramente per rimettermi in sesto, quindi vediamo se funziona. Sono un po' in ritardo perché alle 15.00 dovevo essere lì. Era molto più importante andare a fare sta scorta, perché se poi mi ritrovavo lì senza viveri poteva essere una tragedia. Ma Dennis in tutto ciò dove stava? Dennis purtroppo ha avuto un imprevisto ed è arrivato un pochino in ritardo, non ha potuto seguirmi nel pre-gara, però ha visto tutta la gara da spettatore. E anche la semplice organizzazione banale, quando ci hanno detto che nel backstage siamo sole, sì, cioè nel senso adesso noi ci conosciamo quindi è bene, però nessuno può portare il proprio preparatore dietro al backstage, cosa che è praticamente molto, esatto, molto strana, quindi sì, siamo solo noi ragazzi. Fra l'altro, ci sono stata prima, non prende nemmeno il telefono, quindi se tu volessi contattare il tuo preparatore, mandargli un check al volo e dirgli che cosa devo fare secondo te, sto bene così, no. Quello che fate è fatto. Io vengo da un retaggio della Pro League, quindi ero abituata al pre-gara e al durante gara della Pro League, dove il preparatore può seguire l'atleta fianco a fianco durante tutto il backstage fino al palco. Invece in questo caso il coach non poteva entrare nel camerino. Per me non è stato un grande trauma, diciamo così, non è stata una grossa mancanza, perché sono abbastanza abituata a gareggiare,
so gestirmi abbastanza da sola, non vado in panico. Invece magari per qualche ragazza più giovane questo poteva essere una cosa che poteva creare dello stress, dell'ansia, però è andato tutto liscio. Ora vado nel backstage, inizieremo a prepararci, fra un paio d'ore saremo on stage. Gambe per aria, cambio del bikini, una sistematina, trucco, cose, una ricarichina e poi ci vediamo sul palco, a dopo. Allora ti posso fare in bocca al lupo qui davanti? In bocca al lupo. Grazie. Card con un terzo posto, io lo chiamo un po' un contentino, anche se finalmente sono pro di qualcosa dopo anni e anni a gareggiare, vero Dennis? È vero. È un'altra pro? È bellissima. Grazie. At the end of the day ho vinto la Pro Card. Una Pro Card un pochino amara perché l'ho vinta con un terzo posto, non ho vinto la mia categoria, quindi lì per lì devo dire la verità che ero un po' amareggiata, ovvero ho percepito questa Pro Card come una piccola presa in giro. Mi sono chiesta perché mi è stata data questa Pro Card se non ho vinto la categoria. Le altre ragazze che hanno preso la Pro Card l'hanno presa perché hanno fatto il primo posto in categoria. Io sono stata l'unica tra tutte quante ad aver ricevuto la Pro Card malgrado non abbia fatto un primo piazzamento. Ovvio che Pro Card o non Pro Card, non piazzarmi per prima già mi rodeva un pochino, però fa parte del gioco. Quando mi è stata data la Pro Card le emozioni erano due: una di felicità perché mi sono detta beh, è una gioia prendere la Pro Card in una federazione alla prima gara. Il secondo sentimento dentro di me era quello del perché, cioè mi sento un pochino in difetto, perché mi avete dato la Pro Card? Perché volete magari una ragazza con tanti followers all'interno della federazione, visto che più o meno la federazione era composta da ragazze con veramente poco seguito e ha bisogno di supporto a livello mediatico, a livello social in Italia? Ho chiesto il parere ad un giudice e quello che mi è stato detto dal giudice è stato questo: che eravamo 6 ragazze in categoria, ma le prime 3 ragazze, io, Simona e Sara, eravamo molto molto vicine di punteggio, come se fosse stato un primo posto condiviso per 3, e quindi essendo state così vicine di punteggio hanno dovuto fare una classifica sommaria che però lasciava il tempo che trovava, diciamo così, e quindi è stata assegnata la Pro Card anche a me. Simona, che è arrivata prima di me, è arrivata seconda, ha ricevuto la Pro Card già nell'altra categoria, visto che ha fatto doppia categoria, ha fatto over 35 sempre come bikini, dove chiaramente essendo stata sola ha preso la Pro Card. Poi ha gareggiato nelle bikini tall, quindi le bikini più alte dove gareggiavo io, è arrivata seconda, già aveva la Pro Card in mano ed è stata data anche a me. Per quanto riguarda invece la valutazione dal punto di vista fisico, chiaramente anche qui ho chiesto un feedback al giudice, allo stesso giudice, mi è stato detto che si aspettavano che fossi un pochino più drenata. Quando io e Dennis ci siamo preparati non sapevamo esattamente che tipo di condizione portare. Io ho un tipo di fisico che se inizio un cut bello tosto mi tiro veramente tanto. Sul back non tantissimo, è sempre stata la mia pecca anche in Pro League. Avendo fatto un pochino una valutazione delle bikini che abbiamo visto un po' su Instagram, sui social, o quelle che vedevamo prepararsi per questa gara qui in Italia, non abbiamo voluto portare una condizione molto drenata, appunto perché ci sembrava che la condizione più adeguata fosse quella un pochino
pochino più soft, un pochino più morbida. Beh, il giudice mi ha detto che invece ero troppo morbida e avrebbero voluto un pochino più di tiraggio. Questo non è un problema, perché in un'eventuale altra gara ci arriviamo tranquillamente ad un tiraggio, don't worry. Cosa un pochino strana però è che io ho fatto terza classificata in questa categoria, dove la prima classificata ha partecipato anche come wellness, ha fatto la doppia categoria, quindi bikini tall e wellness, e fra le wellness ha fatto seconda classificata. Ora, andando a fare un pochino un paragone da dei video presi dal pubblico verso il palco, si nota che io avevo le gambe con molto più volume rispetto a questa ragazza. Quindi questa ragazza aveva un fisico wellness oppure un fisico da bikini? Perché com'è possibile che una ragazza bikini vinca una categoria bikini, arrivi seconda in una categoria wellness? Qual è il canone esattamente sia della bikini sia della wellness? Perché lì per lì, quando ho fatto questo ragionamento, io non l'ho ben capito. Voglio sottolineare che comunque la ragazza Sara era veramente veramente bella, e io già il giorno prima feci complimenti sia a lei sia al fratello, dicendo che la forma era veramente uno spettacolo, molto molto bella. Cosa strana però appunto è che la wellness della Pro League non si sognerebbe mai di andare a fare la bikini, come la bikini non si sognerebbe mai di andare a fare la wellness, se non dopo un sacco di mesi di preparazione, perché il canone è veramente veramente diverso. Io e anche Dennis siamo rimasti un po' confusi, dai, in generale. Cosa facciamo adesso con questa programma? Non lo so. Lo posso dire? No, è meglio non dirlo nel video. La camera è spenta, lo diciamo, ma Dennis ha già capito che cosa intendevo. Per concludere, io e Dennis siamo stati felici di vincere la Pro Card, perché comunque diventare professionisti in qualsiasi federazione sia un grosso traguardo che ci apre tante porte. Decideremo che cosa fare, chiaramente abbiamo intenzione di far valere questa Pro Card, e se siete curiosi di come andrà avanti la mia preparazione, di quali saranno i miei allenamenti, di quali sarà l'alimentazione, di quali saranno gli obiettivi di gara da oggi in poi, seguite questo canale e seguitemi anche su Instagram.